Cari amici acquariofili, benvenuti in quest'altro episodio sugli acquari, sull'acquariofilia, sulla gestione dei pesci. Io sono Matteo Rancan, di solito, come già saprete se avete visto altri episodi, mi dedico all'acquacoltura e simili. Oggi sono qua con Andrea Gollini, itopatologo, biologo, esperto di pesci ornamentali, per parlare di qualche tematica, anzi di una tematica specifica sugli acquari, che è proprio quella di basta acquari. Ci Che è la rendiamo tematica più bella. Sì, forse, non lo so. Bah, è una liberazione di tanti stress forse e anche Esatto. di costi economici inutili. Vabbè, facciamo finta che siete stati tanto appassionati di acquari, avete avuto una bellissima esperienza acquariofila di 20 anni, vi dovete trasferire o per qualunque ragione che vogliate, non potete assolutamente tenere l'acquario e questa cosa la sapete oggi per la settimana prossima. Cosa fate con l'acquario? Oltre a tirare una martellata fortissima. Ok, parte la violenza. Ci sono delle soluzioni magari pratiche che potrebbero essere anche corrette dal punto di vista tanto pratico di voi che magari siete affezionati ai pesci e non volete che siano male, tanto dal punto di vista magari di evitare di fare danni per un problema personale di qualcuno che non può giustamente magari avere l'acquario, però fa danni alla natura, eccetera. Sono tre punti soprattutto su cui vorrei discutere con Andrea. Sono questi, per non dimenticarli. Allottoli, i pesci che avete in acquario di solito non sono luoghi naturali dove vivete, insomma, dei fiumi vicino a voi. Quindi non sarebbe una buona cosa liberarli. L'altro punto è la biosicurezza, ne parliamo tra poco, e poi anche quello, diciamo, l'ho chiamata anti-Disney, voglio dire, no? Un termine abbastanza comune tra le critiche a certe ideologie acquariofile, no? Che è tutto visto in maniera un po' da film, no? Vabbè, stufo dell'acquario, libero i pesci, non sono più in prigione, qualunque posto andranno, stanno bene. Ecco, lì sarà da parlarne. E poi qualche soluzione che potrebbe prendere in considerazione, che la diremo alla fine. Iniziamo dal primo punto, il discorso dell'allottoli. Effettivamente è un problema un po' serio, non ci sono stati anche vari problemi, magari non tantissimo in Italia, anche in Beh, Italia, insomma. Vabbè, però in paesi un po' più caldi, molto, molto grave è certo, stato. è molto. Sì, vuol dire qualcosa, non lo so. Il problema di rilasciare ovviamente animali nelle nostre acque è che possono ovviamente alcuni animali adattarsi molto bene ai nostri climi e sopravvivere. Certo, se pensiamo ad animali di origine tropicale e strettamente legati a Termofili, temperature. diciamo, è abbastanza specifici per quelle Esatto. temperature, sì. È quello un po' più localizzato solo in zone con acque termali nel nostro territorio, che infatti sono abbondantemente piene di. Le tilapie Sì, sono. queste vediamo, là, sì, siamo specchiati nella biocamera. Là ci sono delle tilapie, un pesce africano, lavoro con questi animali in Sud America normalmente, che è una parte tropicale. Queste sono state pescate nel Padovano. L'hanno pescato, l'ho messo in acquario e adesso le teniamo lì. Che non è un pesce, ovviamente, di qua. Normalmente non sopravvive in quelli che sono i fiumi normali, tra virgolette, italiani. Normali, cosa mi riferisco? Non termali. Qua arriviamo da una zona termale che è un po' particolare, insomma. E però ci sono tante altre specie che in realtà potrebbero sopravvivere senza problemi anche ai nostri climi. Sì, perché magari arrivano da zone in cui almeno per una stagione è come l'inverno nostro o Esatto. simile. Poi c'è anche da dire un'altra cosa interessante. I fiumi, l'acqua quando è liquida, non è a meno 20 gradi ovviamente come l'aria, no? Quindi magari anche in altri posti in cui normalmente magari nemmeno ghiaccia, però se arriva a 1-2 gradi in alcuni mesi dell'anno, se questo pesce che arriva da quelle zone che resiste a quella temperatura di 1, 2, 3, 4 gradi, normalmente attorno ai 4 nei laghi, per una questione fisica, e quello che può essere l'adattabilità in un fiume nostro, che comunque non va a meno 20 gradi, l'aria sì, ma il fiume resta comunque liquido, quindi avrà qualche grado, sopravvive lo stesso, cioè non dovete guardare il meteo dell'aria, sempre la temperatura dell'acqua dove vivono i pesci. Esatto. E dopo non dimentichiamoci che comunque abbiamo l'Italia essendo sviluppata Diciamo da nord a sud con una certa una penina un po' allungata, sono climi anche un po' diversi magari, no? esatto. Magari non possiamo parlare proprio di climi in generale, ma in alcune zone specifiche quei 3-4 gradi di differenza Possono possono fare la fare differenza, esatto, sì. certo. E vabbè, poi se vivete invece all'estero, Dipende da dove siete, insomma. esatto. Quindi sì, c'è questo piccolo problema, Sì, che quindi quindi possono scusa se diventare sono invasivi. esatto, invasivi, cioè loro magari stanno anche bene nell'ambiente in cui li liberate, per carità, o bene, poi c'è tutto da capire questo discorso, ma la specie che va, andate a introdurre forma delle popolazioni, magari ne liberate, non so, 50, avete l'acquario pieno di insomma, qualche cicche, qualche pecine, non lo so, faccio un esempio, no? Ne liberate tantissime, queste effettivamente riescono a proliferare abbastanza in quell'ambiente nostrano o pieno del vostro posto,
che non è quello dove normalmente è presente la specie, e il danno che lo riceve, quelli che già vivono lì, specie magari autoctone, cioè del posto, o ancora peggio sono endemiche, perché sono endemiche significa che vivono solo in mare quel fiume, quel gruppo Sì, di il fiumi, problema è e quello è che... ancora peggio, perché magari fate il danno, addirittura potete portare all'estinzione, magari è una parola esagerata perché non è così No, immediato, però può succedere, è uno dei rischi maggiori, insomma, no? i problemi sono molteplici perché quando una popolazione alloctona diventa stabile in un territorio, ma in realtà basta anche per brevi periodi Sì, bastano dell'anno. magari qualche anno, vuol dire, iniziano a distruggere le uova di una specie particolare che stia Esatto, in sottoscrivendo le realtà basta condizioni, anche eccetera. una stagione in realtà, perché se la stagione riproduttiva di una specie che in quel determinato posto è poco presente o poco fertile già per altri motivi, noi andiamo a incrementare comunque un danno a quella specie. Sì, In più sembrano una... magari discorsi esagerati, però alla fine è successo con vari. Esatto. Cioè, quattro gamberi sono scappati in allevamento, i gamberi rosso della Louisiana che sono stati allevati, o non sa bene insomma, che sono scappati, sono varie teorie, magari non solo da un solo posto, ma quello che si pensa, sono scappati in allevamento durante un problema di gestione di acque piovane, una storia del genere, sono ovunque, hanno fatto danni seri in vari punti, non solo magari al corrispettivo gambero nostrano, che anche lì sarebbe da approfondire meglio, ma anche tante altre specie, vari altri problemi. Quindi non è Sì. così una banalità, basta anche poco, a volte poi ingigantire i problemi, lasciando qualche anno magari alla specie, alla popolazione liberata per moltiplicarsi. Esatto, anche perché comunque l'animale alloctono è problematico su più fronti. Il primo punto sono competitive con la nicchia, quindi zona di riproduzione e di alimentazione. Il secondo è che può essere predatore di fauna alloctona, può E essere in autoctona, realtà sì. Sì, molto prolifico e diventare quindi una facile preda per nostri predatori che saranno ancora più presenti ed effettueranno un'azione predatoria adesso qualcuno che magari non per... era in proporzione, no? Beh, Esatto, esattamente. ci sono un sacco di problemi quello che dice, no? E poi anche quello, diciamo, quello invisibile, il problema invisibile, che è quello della biosicurezza, cioè di quei possibili patogeni, una specie che ne è tipicamente magari colpita. E l'Italia è un esempio Sì, tipico. In quello dei Italia... gamberi per esempio è interessante, ma può Ma... succedere anche con specie che magari se neanche stiamo prendendo in considerazione, non lo Sì, sappiamo. adesso ovviamente così dovevamo prepararci il nome, c'è un paper che poi magari... Sì? Ah, Sì, beh, quello lo richiamo adesso, vabbè. esatto, in cui comunque ci sono patogeni che sono arrivati ai nostri pesci tramite rilascio di fauna alloctona ornamentale. Quindi pesci ornamentali rilasciati nei nostri territori hanno portato delle problematiche invisibili ai nostri Sì. occhi, ma che stanno facendo grandi danni comunque ai nostri pesci. Dopo magari mettiamo da qualche parte il link al paper, ma sono Sì, vari comunque studi. cercando su Google Scholar si Sì, trova sì, sì, senza sì, sì. grosse difficoltà. E questo è un problema appunto di sicurezza che dicevi tu, che è importantissimo. Cioè comunque anche l'acqua in realtà che buttiamo dalle nostre acquarie potrebbe far danni per la Effettivamente sì. sicurezza, o anche le piante in realtà, quindi non ci sono Tutto in solo realtà, i problemi tutto, sì. dei pesci, ma anche delle piante che possono diventare anche Tutto quelle quello che può invisibili. essere, diciamo, un po' veicolare, diciamo, Sì, ma cioè anche le piante sono sì. alloctone. Ah beh, nel senso io parlavo anche comunque di altri magari possibili patogeni di materiale contaminato. Non è per forza essere il pesce che entra in contatto con un altro pesce, ci sono tante altre strade, Certo, diciamo. certo, certo, certo. E quindi dobbiamo stare molto attenti in quello che facciamo, cioè se dobbiamo comunque liberarci di un animale per X motivi. Sì, ma motivi che non è che è una colpa se uno ha qualche problema o per cambi nella rubita, non lo so, uno deve Esatto. andare via magari. E liberarli di certo No, no, non è... né diciamo per quello che è il pesce che è liberato e sta bene, però stanno male gli altri, non so che altri problemi, ma anche per il pesce stesso, se voi volete bene magari a quell'esemplare, non è che liberandoli fate un favore a lui, magari a voi non ne frega niente dell'ambiente, e vabbè, un'opinione, non è che posso obbligarvi a rispettare l'ambiente, è un problema vostro, poi sarà magari di tutti in un certo momento, ma insomma, non è questo il punto. E, cioè, se voi dell'ambiente del lago vicino a casa non vi interessa, volete liberare il vostro cicle preferito, pensando che magari sopravvive e vivrà meglio addirittura dell'acquario, non è proprio così di solito, no? Che spesso viene vista la natura come un posto idilliaco, ma quando siete, non siete più la specie dominante che comanda quasi tutto quello che vuole, almeno su tante cose, cioè noi, ma siete un pesce che una volta buttato, perché proprio voi starete buttando, no? Lanciando proprio in un fiume, diventa parte, un piccolo personaggio di una serie di dinamiche, di film che succedono nell'ambiente acquatico, di quelle scene che insomma non è che siano esattamente idilliache per lui. Per carità, magari riesce a sopravvivere, si riproduce, trova altri acquariofili, li hanno liberati, pesci simili, si riproducono, non lo so. O magari arriva il grande inverno Sì, dopo, e e... magari dopo li uccide, oppure viene predato, ma comunque quasi sicuramente se voi stavate tenendo bene quell'animale, cioè, magari da vari anni, eccetera, e lo liberate, non gli state facendo un favore perché lo state esponendo a problemi di trovare alimento, quindi sofferenza, diciamo, per il discorso di non riuscire ad alimentarsi correttamente.
possibili patogeni che entrare in contatto in un ambiente che non era il suo, quasi isolato comunque, o Certo. sicuramente protetto, che era l'acquario, tutti i problemi di eventi ambientali di qualunque tipo, temperatura, anche, non so, qualunque si secca la zona in cui stava il pesce, perché magari è un fiume, un torrente, che lascia delle cosche che poi si seccano, non lo so. Quindi insomma, non state facendo un favore neanche a lui. Non è per forza vero che vivono meglio in natura che nell'acquario. Se il tenete malissimo l'acquario, forse è meglio che muori direttamente per non soffrire più, no? Ma sicuramente non gli state facendo un piacere liberandolo a casa. Sì, infatti, una delle possibili soluzioni in realtà che potremmo suggerire a chi deve liberarsi di animali è quello di friggersi e mangiarseli. Vabbè, quello diciamo dal punto di vista ambientale è la cosa migliore, cioè anche se dispiace, cioè, è quello piuttosto, ma anche se voi prendete un pesce, facciamo finta, catturate, la carpa non è un buon esempio, no? Però qualunque pesce che possiate catturare nel vostro fiume vicino a casa, lo mettete in acquario, magari in acquario con altri pesci comprati, o non so, qualunque acquario, e dopo lo rimettete nella natura, magari nel stesso posto, magari il pesce forse non cambierà granché, sopravvive lo stesso, non lo so. Ma sicuramente create, voi generate un rischio maggiore che magari qualche patogeno che avete nell'acquario poi lo riportate nella parte del fiume che l'avete liberato. Quindi, nel vostro senso, un discorso un po' di più sicurezza questo. Evitate sempre, una volta che qualcosa entra in acquario, Ah, però non. scusa, penso che Sì, sia anche illegale, tra l'altro, no, non sto rilasciarlo. parlando della parte illegale perché c'è chi proprio per fare un dispetto allo Stato fa queste cose, però magari per ragioni che credo giuste, non so, facciamo bene i pesci. No, non fate comunque neanche bene i pesci oltre ad essere illegali nel vostro comportamento. Poi c'è anche l'altro discorso, un po' più pratico. Avete un amico che magari può prendere l'acquario e regalategli tutto, è buona. Magari era meglio fare un trasloco con qualche giorno di anticipo, fare le cose fatte bene, si fa quello che si può, non è che adesso. Allora, beh, le soluzioni in realtà, a parte che mangiarseli, comunque io penso sia veramente una Sì, soluzione non anche credo si abbastanza possa macellare in casa, però vabbè, facciamo con finta. fritti proprio, penso sia una soluzione abbastanza Vabbè, chetica. non lo so, vabbè, ok, sì, va bene, sì. Però, tralasciando questo, in realtà ci sono molteplici. Il primo è supplicare un negoziante se lo può prendere, magari vi conosce, magari Mi fa il molti, piacere, insomma, dai. E esatto, perché molti negozianti in realtà non vogliono o non possono ritirare vivo io sono per. contro queste cose, ma per un discorso di sicurezza, perché magari sono fissato con quello, no? Poi Certo, magari a volte certo. esagerano, non lo so, però se è possibile eviterei sempre. Però può essere una soluzione, piuttosto che far morire magari il flower lì che ho Esatto. tanti anni e sono stato pesce più o meno in salute, eccetera, magari mi dispiace troppo e lo porto a qualcuno nel frigo, Non è ecco. detto, non è detto che Magari andrà lo vendo, bene. dato che non vale neanche vale proprio poco, insomma. Non è detto che andrà a star bene, però non lo sappiamo. Ah, L'alternativa è provare appunto a venderlo, come dici tu, magari su subito su Facebook, sì, eccetera, in dove base volete. all'urgenza che si ha, e se no regalarli. Sì. Questo è un po' quello che possiamo dire. In ogni caso, non liberate in natura, non pensate di far piacere a nessuno mettendo malattie e pesci che non c'entrano in ambienti nostrani. E non mangiateli. Beh, quello magari è una battuta, fate quello che volete. Ciao.